questa è una giornata in particolare perché, come diceva prima Jacopo, è stato costruito tutto in 10 giorni, quando appunto abbiamo saputo dal rettore che si avvicinava appunto una minaccia di sgombero da parte dell'istituzione universitaria. ArtLab per noi è l'affermazione del diritto a vivere la città e all'abitare. Abbiamo deciso 3 anni e mezzo fa, il 6 maggio del 2011, durante lo sciopero generale della CGIL, di provare a dar continuità a quello sciopero, liberando uno spazio abbandonato da decenni e dimenticato dalle istituzioni universitarie. Oltre ad una vera e propria casa per studenti e precari, ArtLab è anche la dimora di svariati progetti che hanno le finalità di dare una risposta alla necessità di tante e tanti di provare ad affrontare collettivamente un momento di crisi che sta determinando la vita di molti di noi. Sì, volevo condividere con voi un po' di numeri, cioè i volontari che in questi 3 anni e mezzo si sono prodigati nel lavoro che ha permesso tutto questo. Sono stati circa 100.000 di persone che hanno lavorato all'interno di ArtLab, oltre 60.000 ore più o meno di lavoro, di autorecupero, e in 3 anni e mezzo abbiamo speso circa 35-40.000 euro, tutto autorecuperando, non chiedendo soldi a nessuno e rimboccandoci le maniche, insomma, per quello che è stato creato. Abbiamo creato una cassa autorecupero, ad esempio, ovvero dove chi attraversa lo spazio mette una quota simbolica di 5 euro, chi invece vive mette un affitto sociale di 50 euro, che ci ha permesso pure di far fronte alle spese di autorecupero dello stabile. E le bollette ce le siamo intestate noi, quindi voglio dire, in generale questo spazio, che prima probabilmente poteva essere un costo, adesso è diventato una risorsa, vive, cresce, è attraversato e soprattutto per voi, per noi, a costo zero. A costo zero vuol dire, cioè, proporre un'alternativa reale, cioè l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, quindi esiste. E, quando siamo entrati lì, l'università, l'unica cosa diciamo che aveva detto che questo spazio era inagibile, che poteva crollare, che potevamo, insomma, morirci sotto. Anche noi ci siamo prodigati di far fare una perizia tecnica da un ingegnere, dall'ingegner Tommasini, che ha espresso appunto un parere tecnico, che potete trovare sul nostro dossier, anche qui stampato, ma comunque in versione anche online, di come invece le strutture erano in sicurezza. Non c'erano infiltrazioni d'acqua, come invece abbiamo visto il contrario in alcune costruzioni dell'Università di Parma, come la Biblioteca Paolotti, ad esempio, no? Che l'istituzione universitaria si sta vantando negli ultimi periodi di aver recuperato questo spazio, bene sì, già ci piove dentro. Sono pubblicizzati sul sito dell'Ateneo dicendo: sei uno studente fuori sede, stai cercando un posto per venire a abitare a Parma, vieni alla Fondazione Falciò, lo sportello è in vicolo Grossardi 4, che sarebbe il posto dove adesso loro vorrebbero trasferire il piano rialzato. Prima era in gestione la Falciola, adesso vorrebbero proporci come scambio per poter ampliare questo albergo che, ripetiamo, è già fallito, quindi economicamente è risultato un'impresa non fattibile. Noi abbiamo proposto un modello, si è anche parlato di cifre, noi appunto le ribadiamo, facciamo un calcolo così approssimativo, pensiamo che lo stabile di Borgo Tanzi possa contenere fino a 25 persone per abitarci all'interno, precari e quant'altro, lo stabile di Borgo Bosazza altrettante più o meno, 25-30 persone, ecco, con quelle 50 euro di affitto che noi abbiamo regolarmente versato fino ad oggi e le abbiamo investite per poter restituire quello stabile alla comunità. Se noi prendessimo queste 50 persone per i 50 euro d'affitto al mese, in un anno avremo 30.000 euro. Capite bene che l'università ne incassa 51.000 e poi deve restituire dei soldi per poter alloggiare i docenti, quindi anche dal punto di vista economico, proprio visto che sembra l'unico orecchio dal quale sentono, ci chiediamo appunto:
se l'università voglia investire per costruire delle forme di welfare che garantiscano l'accessibilità da parte degli studenti al mondo universitario, perché è chiaro che il problema e la preoccupazione che può accomunare noi e la gestione universitaria è proprio quella di un'università che si sta svuotando. Noi siamo preoccupati perché l'università sta diventando sempre più una cosa per ricchi, perché siamo qui anche per provare un po' a parlare di quella che è la Master Campus Strategy, che raccoglie 35 progetti da realizzarsi in buona parte al campus, ma anche con Master Town saranno un po' diffusi in altri contesti cittadini. Si parla anche di brandizzazione del marchio alimentare, dove, testuali parole, mentre seguivamo un po' allibiti gli incontri partecipati all'ospedale vecchio, si diceva non è importante di che prodotto alimentare si tratta, né che sia di qualità, l'importante è promuovere un processo di brandizzazione. Questo è lo scenario. È stato detto nel documento che noi non facciamo chiarezza, ma che la chiarezza la facciano loro, cioè noi abbiamo sentito tanti paroloni, tanta retorica e non abbiamo sentito parlare di cifre, di chi investe, cosa fa, cosa si vuole realizzare, come lo si vuole realizzare, cioè di questa discussione non c'è, non esiste proprio. Si vogliono utilizzare questi fondi europei, ma l'università ne deve spendere molti e deve sottostare a delle logiche anche, che sono delle logiche dettate dall'Unione Europea che spingono insomma dei processi neoliberisti all'interno dell'università. Di questo poi si va parlando, cioè loro ci stanno dicendo ma chi, come possiamo essere contrari? Ve andate in Vicolo Grossardi, non rompete le scatole anzitutto, cominciate ad autogestire delle belle aule studio, perché ce n'è tanto bisogno, perché pagando 16 euro l'ora le cooperative che gestiscono la cosa, poi sottolineo, nelle tasche dei lavoratori delle cooperative dell'università si spende 16 euro l'ora e nelle tasche dei lavoratori rientrano 5 euro e 30 netti questa volta. Ci stanno dicendo di lavorare gratis fondamentalmente, di autogestirgli le aule studio gratis, di fargli le ciclofficine che poi magari loro possono vantarsi pure sui siti di Ateneo, vederli come abbiamo visto all'inaugurazione della nuova pista ciclabile, insomma girarsi con alcuni modelli di esperienza appunto del territorio che lavorano sulla sostenibilità del movimento ecocompatibile. Ci stanno dicendo di lavorare gratis. Se voi lavorate gratis e non mettete in discussione quanto si sta facendo, andate benissimo. No, noi vogliamo dire che c'è una bella differenza tra tutto quello che abbiamo fatto oggi volontariamente, gratuitamente e la prestazione lavorativa gratuita del modello Expo o del modelli che vogliono riproporre in questa università. Anzitutto perché noi abbiamo deciso autonomamente i nostri percorsi, dove investire, come investire e perché lo facevamo. Non ce l'ha dovuto dire nessuno, l'abbiamo scelto noi, giorno per giorno, discutendo, facendo errori, ritornando indietro, ripensando alle cose che stiamo facendo, e vogliamo continuare a portarla avanti in questa maniera, perché solo lì c'è la differenza fra pratiche di autogestione, di democrazia e lo sfruttamento. Noi vogliamo dire non solo che non lasciamo Artlab, noi vogliamo dire anche chiaramente che pure quella che era l'albergo di Sant'Ilario, in quello stabile va riproposto un modello simile che dia welfare veramente a studenti e precari che lo abitano, che si auto-organizzano e costruiscono forme di welfare dal basso. E vogliamo dire che nei 280.000 metri quadri di proprietà immobiliare dell'università, la più ricca per proprietà immobiliare delle istituzioni locali, vanno riapplicate le stesse logiche su tutti gli immobili sottoutilizzati, appunto restituendole al corpo vivo dell'università e alla cittadinanza. Questo, io personalmente mi trovo molto vicino all'esperienza di Artlab, la condivido, ne supporto, diciamo così, auspico che questa vicenda non solo abbia una soluzione positiva, ma l'esperienza sia portata, allargata alla città, perché la città è una città
che ne ha bisogno, è una città che è stata devastata da un'amministrazione infiltrata da mafiosi, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa quando ci sono stati tutti questi arresti, hanno preso anche delle persone che nella passata amministrazione hanno avuto dei ruoli di governo, quindi la città ne ha bisogno, credo che sia una cosa importante. Noi ricadiamo purtroppo in uno di questi progetti, il nostro spazio vuole essere trasformato in uno spazio residenziale aperto a chi si può permettere di pagare 50 euro a notte o non si sa quanto al mese, ma non è solo il nostro spazio ad essere interessato a questo, è il nostro quartiere e la nostra città. Dico nostro per quanto io sia nato a 700 e passa chilometri di qua, perché negli ultimi 8 anni ho imparato a vedere questa come la mia città, l'Oltre Torrente come il mio quartiere e Artlab come la mia casa. E penso che per quanto noi possiamo come Artlab impegnarci nella lotta per difendere questo spazio, è necessario che tutta la città scenda in strada per difendere il proprio quartiere e tutta la città da chi pensa che gettare cemento sia l'unica alternativa possibile e praticabile per rendere questa città più appetibile. Ci chiediamo appetibile per chi? Forse per chi da fuori viene e vuole vedere il ponte o vuole vedere il palazzo bello. Non penso invece per chi in questa città ci vive tutti i giorni ed ha delle necessità. Di questa sala piena della partecipazione di tanti e tante per lanciare un invito, un modello alternativo che già in questo momento è in atto nel quartiere Oltre Torrente, ma non solo, da qui anche il titolo della serata, Oltre Torrente libero e solidale. E noi vorremmo proporre, a contrapporre ai piani, insomma, così speculativi e quant'altro che vengono messi in campo ogni giorno in questa città, una mobilitazione tra il 27 febbraio e il 1 marzo, dove ognuno, gruppi, singoli, dalle associazioni culturali ai gruppi politici, con linguaggi diversi, con l'arte della cultura, con tutto quello che si vuole, mettiamo in campo una giornata e di costruire una mappa di questi 3 giorni di iniziative che si devono moltiplicare sul territorio, nel quartiere Oltre Torrente, dai dibattiti, incontri, presentazioni, facciamo emergere, facciamo vedere, prendiamoci la visibilità che ci spetta, che ogni giorno prova a costruire un'alternativa, non avendo la pretesa di nessuna sintesi, ma con la convinzione di farci vedere che siamo in tanti, che la nostra forza sta appunto nei numeri, nella fantasia, nel desiderio e non nei grandi capitali.